Intanto lei dice, cari pescatori, noi vi siamo vicini, potete tornare a lavorare. Dal mio punto di vista, guarda, io capisco che magari lavorare in queste condizioni è complicato perché magari non si riesce ad avere un ritorno economico aziendale, però io penso che le imbarcazioni sono fatte per lavorare, che l'attività economica non si deve fermare. E quindi cospiro, diciamo, da questo punto di vista costruttivo, fermo restando, ripeto, che l'ho detto io ai rappresentanti delle marinerie, noi ci siamo. E siamo pronti a sostenere queste istanze. La prossima settimana a Roma vedremo di definire questi provvedimenti in itinere. Però davvero pensare che le nostre imbarcazioni si fermino e arriva prodotto dall'estero come importazioni che vanno a invadere, a conquistare i nostri mercati, mi sembra una cosa che comunque sotto l'aspetto proprio prettamente economico potrebbe creare dei problemi. Così oggi, in un'intervista rilasciata al nostro telegiornale, l'assessore regionale alla pesca, Tony Scilla, il quale, confermando l'impegno a livello di interlocuzione con lo Stato per l'emergenza del caro gasolio, ha invitato le marinerie a riprendere il lavoro perché altrimenti, ha detto, i loro mercati saranno occupati dal pesce proveniente dall'estero. La questione del caro carburante ha bisogno di tempo e contrattazioni, nel frattempo però i pescatori non possono rimanere a terra perché se in questa fase è antieconomico andare in mare, è anche vero che restare fermi produce un danno maggiore. Non è una problematica la questione del caro gasolio che ha una soluzione diretta e immediata. Possiamo attivare delle misure compensative in attesa che in una logica di programmazione complessiva, utilizzando la specificità dello Statuto regionale siciliano, possa trovare ad avere, ecco, questi ristori rispetto al prezzo dell'energia in senso generale a partire appunto dal gasolio. Quindi in CPA, nella Commissione Politica Agricola, ho posto il problema che sarà trattato nella prossima conferenza Stato-Regione. Per dire che queste misure vanno accelerate, perché comunque bisogna compensare un momento di grave momento economico. Oggi mandare le barche in pesca è sicuramente antieconomico. Dall'altro lato, però, fermarsi e consentire a altre marinerie di poter conquistare i nostri mercati non mi sembra una cosa del tutto positiva. Questo dunque l'appello di Scilla a sospendere la protesta. Scilla nelle scorse ore ha parlato con le rappresentanze di categoria in stretto contatto con il senatore Nuccio Cusumano e con il coordinatore cittadino di Forza Italia di Sciacca, Mario Turturici. La questione della marineria va comunque affrontata ancora una volta a Bruxelles, ha concluso Scilla. Anche Scilla 2 giorni fa ha poi incontrato le rappresentanze delle marinerie a margine del primo confronto da loro avuto con il presidente Musumeci. Il governo regionale è intervenuto, è già intervenuto, perché sapete che a fine anno scorso ha già emanato ben 15 milioni di euro, una misura Covid nella procedura, ma che in sostanza doveva servire per dare respiro ossigeno a questo mondo che il governo Musumeci ritiene essenziale, strategico per il futuro appunto della Sicilia e dei siciliani. Approvata la finanziaria, pubblicata lo scorso sabato, già siamo pronti ad emanare la misura 1,33, che sono altri 4 milioni e 100 da destinare appunto alle imprese di pesca. E nell'ultima finanziaria, nella rimodulazione dei fondi FSC, abbiamo trovato un'ulteriore dotazione di finanziaria di ben 10 milioni di euro che cercheremo di estendere alle imprese e ci riusciamo anche direttamente ai 5.000 pescatori siciliani. Per dire cosa? Che la pesca fa parte concretamente nell'azione del governo regionale. È evidente che questo tema è un problema neanche nazionale, internazionale. Abbiamo l'interlocuzione aperta con Roma e con il sottosegretario Battistoni su alcuni dossier che prevedono alcune misure anche lì compensative, oltre che alla individuazione del credito d'imposta da estendere anche per il secondo trimestre del 2022, sperando di aumentare la percentuale dal 20 al 40%. Per quanto riguarda gli aiuti di cui lei parlava dal punto di vista procedurale, ma dal punto di vista pratico, questi finanziamenti in che tempi potranno arrivare? Si parla in questo periodo tra 10 giorni e un mese, lei ce lo può confermare? Sì, io penso che esageratamente, poi tenuto conto purtroppo che poi usciti dal mio dipartimento c'è un problema con la ragioneria, la misura 1,33, io penso che nel giro a giugno, esageratamente a luglio, noi riusciamo a pagare questi 4 milioni e rotti e mi auguro davvero prima dell'estate di poter anche lì far arrivare questi ulteriori 10 milioni di euro.